Dottore Curcio, questo incontro con la popolazione di Vulcano è un incontro produttivo, è servito a rendere edotta la popolazione su quelle che sono le situazioni in corso e su quelle che sono le iniziative che si possono mettere in essere. Sì, era importante essere presenti oggi come sistema di protezione civile. Abbiamo incontrato i cittadini, ma insieme al sindaco, insieme al presidente della regione che è commissario dello stato di emergenza che è stato dichiarato a fine anno scorso, con la comunità scientifica, con il prefetto, con i colleghi dei vigili del fuoco, il volontariato, le forze di polizia, insomma il sistema nazionale si deve presentare unito in una valutazione che colpisce una comunità, diciamo, di dimensioni non rilevanti, ma che per noi è rilevante per tutta una serie di questioni. Quindi il sistema di protezione civile incontra i cittadini per spiegare quello che noi conosciamo nella logica della trasparenza, della comunicazione e anche dell'incertezza scientifica, perché c'è un'incertezza in questa situazione che è bene che il cittadino conosca. Non è stato chiarito, almeno a mio avviso, cosa prevede l'ordinanza di protezione civile nello specifico? L'ordinanza intanto nomina il presidente della regione e commissario, fornisce una serie di strumenti per il commissario che vanno per le primi interventi di protezione civile a interventi riguardanti il monitoraggio ambientale, perché qua c'è un tema anche di salute pubblica, mette a disposizione del commissario le somme a disposizione per implementare per esempio la rete di monitoraggio e costruisce il sistema di condivisione dei dati scientifici per consentire poi alle autorità locali, in primo luogo al sindaco e al commissario, di prendere le opportune decisioni se ci sono elementi a supporto di evacuazioni parziali oppure insomma quelle che sono le necessarie indicazioni per la tutela della salute pubblica. Che messaggio possiamo fare veicolare all'esterno? Il messaggio è che per il sistema di protezione civile questo è un elemento importante in cui l'informazione e la conoscenza scientifica si incontra con le necessità di sicurezza e di vita del cittadino. Sono situazioni che dobbiamo costruire e monitorare nel tempo e ci siamo in questo percorso.